diversi, è ovvio che la partecipazione, che non sarà stata manco di tutti quanti i ceti cittadini, non può essere stata all'altezza della... Per quanto riguarda Liborio Romano, sono consapevole che hai ragione perfettamente, le cose che hai detto sono state utili, io ho fatto solo un cenno, avrei potuto dire di più, tant'è vero le cose che dicevi, che Liborio Romano aveva l'abitudine di dare al re un falso indirizzo di dove andava a dormire, perché manco si fidava del re stesso, pur essendo il capo del suo governo, insomma, cioè stavamo in queste condizioni. L'ho trattato un po' male. Sì, per quanto riguarda poi la massoneria inglese, la marina inglese, certo, l'Inghilterra ha avuto un suo influsso nella, pure come formazione, addirittura in Cavour stesso. Le navi inglesi hanno protetto il Lombardo e l'altra nave di Garibaldi nella spedizione dei Mille. E l'atteggiamento dell'Inghilterra, l'ho detto, c'è stato, è stato presente, anche su questo potevo, dovevo dire di più. Però l'Inghilterra sicuramente non si sarebbe mai impegnata militarmente per l'Italia, questo, quindi un limite oggettivo, diciamo, c'è stato. D'accordo con Franco Vianni, senza utopia non si fa la storia, è chiaro, quindi il risorgimento della stato utopistico, De Amicis, eccetera, eccetera. D'accordo anche sul fatto che il ritorno ai Borboni, insomma il rimpianto dei Borboni, a Napoli c'è un'associazione di Borboni, ci sta pure mio nipote, insomma, che ci fa parte, e mi faccio un sacco di risate, quando ne parliamo mi faccio un sacco di risate, questi dicono che il mondo, Napoli stava molto meglio prima dell'unità che dopo, insomma, quindi vabbè. Egidio dice, questa, io ho presentato il risorgimento quasi fosse una tragedia, insomma, con un quadro pesante. Io ho cercato di esaminare le contraddizioni che ci sono state nell'azione non solo dei grandi personaggi, ma del risorgimento in generale. Ed è chiaro che queste contraddizioni non escludono il valore che può aver avuto sia la figura di Mazzini sia la figura di Garibaldi, soprattutto di Garibaldi. Resta chiaro che l'azione di Garibaldi è determinante per la formazione dell'unità congiunta a quella di Cavour, perché di per sé Garibaldi avrebbe poi all'ultimo momento fatto una repubblica nel sud dell'Italia, sia ben chiaro, insomma. Questo, quindi l'unità, la concessione unitaria di Garibaldi è, insomma, è stata abbastanza, non è stata proprio così adamantina come potremmo chiedere. Ma l'idea di nazione italiana esisteva o non esisteva? L'idea di nazione italiana è esistita nell'azione, nella storia d'Italia, a mio modestissimo avviso, in una cultura fondamentalmente retorica e umanistica, che non è calata nei fatti e non si è trasformata in disegno politico. Perché se ci fosse stato un pensiero che avesse agito dai tempi di Dante e di Machiavelli, non so gli stessi ovviamente, dai tempi di Dante e anche di Machiavelli, fino al 1800, noi avremmo avuto tutt'altra storia dell'unità d'Italia. Allora, anzi io dico che nel 1800 eravamo ancora troppo eredi di questa formazione. Non dice niente, c'è un popolo, c'è una lingua. C'è una lingua, la lingua italiana. Ma se la stragrande maggioranza espressa dalle lettere. Vabbè, insomma, noi dobbiamo lasciare la sala, mi pare un po'. E non... poi c'è una unità religiosa cattolica. Ma è un'unità di superstizione nei contadini. Ma quale religione vedi nei contadini dell'Italia meridionale? Quella è superstizione, è disegno superstizioso. Quindi l'unità di lingua non ci sta, perché la grande maggioranza è superstizione, perché la religione è anche valore fondante della coscienza. Va bene, insomma, mi pare che sia così. Io tengo a dire che i soldati piemontesi in Sicilia chiedevano, quando
ci stavano dei nuovi adepti per chiedere se erano siciliani o no, chiedevano: tu vieni dall'Italia o no? Ma così nel linguaggio comune, insomma, la Sicilia non era considerata Italia dai mille, mi spiego? Questo è, quindi io, vabbè, non siamo d'accordo, siamo d'accordo su tante cose, non lo siamo su questo, insomma, è poco male. L'avvocato Moriconi, una riduzione della figura di Mazzini, una riduzione, sì, io ci tengo a dire che rispetto al concetto generale ho effettuato consapevolmente una riduzione, sia perché mi è sembrato che l'effetto diretto dei moti da lui organizzati siano stato rivelatori di una mentalità veramente incredibile di un politico, sia perché quel che si dice Mazzini ha mosso, ha mobilitato, eccetera eccetera, tenendo presente sempre la stratigrafia del popolo in relazione alla partecipazione, alla consapevolezza, l'80% dei contadini, eccetera eccetera, anche questo ne esce poi limitato, insomma, questo è il discorso. Quindi certamente, e sono andati a morire con una facilità straordinaria, insomma, no? Li ha mandati a morire. Va bene, per quanto riguarda Loffredi, il discorso, la questione su Gramsci, dove sta? Ecco qua. Su Gramsci ho parlato poco per due ragioni: una è quella che ti dicevo di Vacca, l'altra, e lo so che adesso creo un vespaio, è che lo studio di Gramsci sul Risorgimento è, come è una mia opinione, uno studio ex post, cioè non è ovviamente lo studio di un contemporaneo, mi pare ovvio, ma non è fatto con gli occhi di chi agiva in quell'epoca, perché resta evidente che rimpiangere che i contadini non siano stati coinvolti nel processo formativo, io mi chiedo, 1861, chi e come avrebbe dovuto coinvolgere? Ci ha provato Garibaldi, è stato il massimo che si poteva fare. Cioè, se noi vediamo, allora, Gramsci ha un partito comunista, socialista ovviamente, il comunista è venuto nel 21, ha un partito socialista che manco gli piace troppo, insomma, ma non può studiare la storia come se il partito socialista ci stesse pure allora. Non ci stava, e non c'erano le organizzazioni e la cultura e le possibilità che questa massa di contadini si muovesse. Questa è la mia opinione. Quindi la tesi di Gramsci ci fa molto riflettere, ma sempre cioè considerandola come analisi, come se, vabbè, non voglio fare battute. Non interrompiamo, se no è finita. Vabbè. Su Pisacane poi non ne parliamo, insomma, la spedizione vabbè, lasciamo stare il testamento di Pisacane, che è un documento politico che può anche piacere, la spedizione di Sapri è come le altre spedizioni mazziniane. Va bene, grazie a tutti e buona serata.